Buongiorno ragazzi, ebbene sì, ho deciso che il mercoledì sarà il giorno degli aggiornamenti, perché siccome ho delle famiglie numerose, vorrei che la serie principale fosse quella del founder di quel momento, quindi in caso di Sulani, Sky è l'erede e quindi la serie principale deve essere incentrata su Sky. Nella challenge della Decades, la serie principale adesso spetta a Samuel, che è la terza generazione. Per cui, però, avendo appunto famiglie numerose, il mercoledì sarà il giorno dell'aggiornamento delle famiglie, dei parenti, fratelli, le sorelle, cugini, cognati, cognate che fanno parte delle serie principali ma non sono i protagonisti. Oggi quindi vi aggiornerò su quello che è successo a Teia, a Luna e a Ocean. Allora, cominciamo da Teia. La vedova Ponnui è rimasta da sola perché Summer è tornata a casa sua a Willow Creek e non potendo stare da sola, non volendo stare da sola, è diventata coinquilina degli Ingata, quindi paga un affitto a Ingata, agli Ingata e abita qui con loro fino che la vita glielo permetterà. Appena hanno saputo che la casa era in vendita, ecco che Teia e Mitch si sono trasferiti qui. Naturalmente una gran parte dei soldi è stata data dai genitori di Mitch e un'altra parte dei soldi, un po' meno cospicua, è stata data da Gea. E andiamo a vedere come si sono sistemati, che lavoro fanno e quali sono i loro desideri. Eccoli qua, sono sempre loro in muta. Hadar è andata a vivere col suo Mitch, che era la cagnolina di Mitch, e loro hanno leggermente ingrandito la casa, ma proprio di poco. Hanno giusto ingrandito questa camera perché l'aspirazione di Teia è quella di avere una grande famiglia felice e ha già comprato degli oggetti, anche perché così magari si avvicina un pochino. No, ha già, grazie appunto all'acquisto di 1.000 euro di oggetti, ha già passato il primo step dell'aspirazione, perché uno era sposati e l'altro era comprami 1.000 euro di oggetti per bambini. Poi lei, come avete già visto, fa la sommozzatrice e loro amano il mare e non lascerebbero mai Sulani. Lui fa il bagnino. E sono due veramente amanti del mare, sia Teia che Mitch sono nati qui, quindi no, Mitch veramente è nato a Strangerville, però si è trasferito qui a Sulani piccolissimo e quindi è amante anche lui di Sulani, del mare, insomma non lascerebbero mai questo posto, anche perché entrambi hanno i genitori qua. Quindi ecco qua, io direi che la prima ad avere un bebè potrebbe essere proprio Teia, visto che ha questo lui come desiderio, c'ha vita da spiaggia, infatti ve l'ho detto, lui è proprio un appassionato di mare e quindi fa il bagnino, fa vita da spiaggia, ogni tanto va a pescare con la sua barca.
poi hanno l'idrozip, insomma, tutto questo ce l'avevano nell'inventario, sia l'uno che l'altro. E quindi questo no, questo era, faceva parte della casa, era della vedova Ponui che gli ha venduto tutto, ha fatto un forfè anche per i mobili, mentre l'idrozip apparteneva proprio a Mitch. E quindi che ne dite di fargli fare fichi fichi per avere un bebè a Teia, visto che lo desidera? E vediamo. Perché lei proprio, lei lo sapete, è tranquilla fin da quando è bambina, è una casarona, è una che ama stare in casa, al mare, non ha grandi aspettative, non ha grandi desideri nella vita. Il suo semplice desiderio, dopo aver visto sua madre, arrivare insomma agli alti livelli a cui è arrivata in genitorialità, vuole seguire l'esempio della mamma e quindi vuole essere un super genitore anche lei. Non è la sua aspirazione super genitore, ma insomma, il cagnetto sta facendo la pipì. Cos'è che ho visto? Dov'è Adar? Hai fatto pipì, amore? Oh, devi fare la pipì. Piccino, prendilo in braccio appena esce. Ecco, bravo. Prendilo in braccio, crescerà prima o poi anche sto cagnetto, così scende le scale da solo, piccinino. Dai, prendilo in braccio, portalo qui, metti Adar giù qui. Sì, bravo, coccolalo. E chiedigli di fare i suoi bisogni. Oggi vedremo solo Teia, Luna e Ocean, perché appunto poi venerdì vedremo Sky, sperando di riuscire a scaricare a mezzanotte l'espansione. E dai, incoraggia a fare i bisognini. Incoraggia, chiedi di andare a fare i suoi bisogni. Sei sporco, sì. E quindi Sky lo vedremo se tutto va bene con la nuova espansione, se riesco a scaricarla. Lo vedremo. Fai la doccia. Lo vedremo venerdì nella serie principale, nella Solar System. Questi sono aggiornamenti della Solar System, ma non sul protagonista. Ok, dopo vai a riprenderlo il cagnolino, lascialo sgambettare un pochino, raccogli la popò e tutto il resto. E tu perché sei a disagio? Perché anche tu sei sporca. Loro hanno una casa veramente piccola, stanno pensando di ingrandire anche il bagno, perché sì, va bene che la doccia ce l'hanno fuori. Però, insomma, a loro, ma ce l'hanno la doccia? Ma cosa dice? Ce l'hanno la doccia? Ce l'hanno anche qui, falla qui la doccia, Gioia, fai la doccia anche tu. Ok, a posto, Teia è nella sua casetta sul mare questa volta, non è sotto le pendici del vulcano. E quindi è bella felice, è molto felice di vivere vicino alla mamma, ma dentro praticamente il mare che lei ama tanto. Lei sì che è nata qui, lei è proprio sulanese. Hai fatto questa doccia, ci vuole tanto con quella doccia lì, sì. Dopo prendi in braccio. Fai una ramanzina, sì, sarà meglio se si beve la sua pipì, non va bene. Poi prendilo in braccio, sveglia Adar, prendilo in braccio e portalo dentro casa. Tu invece svegliati perché ti sei imbarcata, Gioia. Facciamo un bel debug, reimposta, brava, e vai a fare la doccia. Canta sotto la doccia. Vediamo se ce la fa perché non mi ricordo se si sì, riesce ad entrare. Ok.
Hai fatto la ramanzina, non si fa tesoro, bravo, non si beve la propria pipì. Ma vabbè, ma Mitch, con calma, però. Sveglialo, prendilo in braccio. Prendi in braccio. È sporco, infatti, ai ai ai, qua dobbiamo procurare una vasca da bagno, altro che. Quindi, ok, ingrandirò il bagno per mettere anche una vasca, soprattutto per il piccoletto, perché va bene la doccia fuori, ma la vasca ci vuole. Perciò qui bisogna anche pulire. Prendi in braccio, prendilo in braccio, lo so che è sporco, urla contro, ma sei pazzo, prendilo in braccio. E poi tu mi ripu, questo te lo pulisco io, ho capito, vai e posa Agar, Adar qui, metti Adar giù qui, mentre lei, basta, io con Teia direi che ho finito, vorrei vedere solo se è riuscita, ma visto il disagio, mi sa che è incinta, solo che hanno fame tutti e due, quindi facciamo, apri, prendiamo i tacos di pesce e prendi una porzione, e anche tu, ho visto che hai fame, prendi una porzione. Ok, e poi qualcuno farà il bagnetto appena faccio la vasca da bagno. Dopo vediamo se Teia è rimasta incinta. Non vedo segnali di una possibile gravidanza, quindi mi sa che è andata a vuoto. Intanto tu che sei malato, tanto per dirne una, questo ce lo vendiamo che sono un bel po' di soldini. Ok, tu fai un bel bagnetto a Adar, fai un bagno a Adar e tu, gioia mia, mi pulisci il gabinetto. Vigorosamente, grazie, visto che sei anche ispirata. Ok, la vita di Teia scorrerà su binari tranquilli, familiari, lavoro, un lavoro che non la impegna tantissimo. Lui, bagnino, tranquillo, anche lui non ha grandi pretese dalla vita, lui basta vivere vicino al mare perché è ciò che lui ama di più. Quindi la loro vita sarà qui, tranquilla, andranno spesso a trovare i vari nonni, sia i nonni da parte di lui che i nonni, che Gea e Ruben, e questo sarà la loro vita. Quattro figli, quattro caratteri diversi. Lei somiglia molto a Ocean, per esempio, come carattere. Lei è tranquilla, non è timida come Ocean, ma è una ragazza tranquilla, dalle poche pretese. La stessa cosa è Ocean. Ocean è un timidone, buono e attaccatissimo alla mamma e al papà. Infatti adesso andiamo a trovare Ocean, appena vediamo se la nostra Teia è rimasta incinta. No, devi fare il test di gravidanza. Vai via. Chiede al... Sì, è incinta, ragazzi. Teia, ecco. La prima dei quattro Barry Earth che è rimasta incinta. Loro sono sposati. Si sono sposati, vi ho fatto vedere le foto. Perché, oh ragazzi, io di feste di matrimonio per un bel... non ne voglio più fare, quindi ecco, li faccio sposare così perché sono veramente il delirio. Più avanti magari ricomincerò a fare le feste per il matrimonio. E con Teia per ora è tutto, fra mezz'ora su questo stesso canale l'aggiornamento su Ocean. Ciao a tutti, ciao ciao.